Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Unanimità da parte dell'Aula per la proposta di risoluzione per impegnare la Giunta e il Governo a un intervento contro le delocalizzazioni, oltre a chiedere la revoca dei licenziamenti degli operai della GKN. Una proposta di risoluzione che ha trovato l'unanimità, che era una voce forte che ci veniva chiesta prima di tutto dai lavoratori e dalle lavoratrici che abbiamo incontrato ed abbiamo, come dire, sentito forte la responsabilità di questo atto che ci vedesse tutti insieme combattere dalla stessa parte. Il mio è un ringraziamento a tutte le forze politiche, l'abbiamo fatto in tempi rapidi ed è parte di un percorso e di un impegno che ci siamo presi in quel momento con i lavoratori e con le lavoratrici. Quello che è accaduto lì a 500 lavoratori, perché con l'indotto si arriva fino a 500, con tutte le famiglie, è una cosa che dobbiamo scongiurare. Io l'ho chiamata scempio, l'ho chiamata una vergogna, l'abbiamo definita in una maniera inconcepibile. Ecco che la Regione Toscana, per quel che può, deve alzare la voce. Noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengano revocati immediatamente i licenziamenti. Abbiamo chiesto che la proposta di legge che è già stata depositata in Parlamento avvii il suo iter velocemente e anche in maniera efficace, quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni. E qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter, di questa legge presentata dal Ministro Orlando, abbiamo addirittura impegnato la Giunta affinché sia lo stesso Consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento. È un impegno che abbiamo preso, il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti protagonisti fin dalla prima parte, come ufficio di presidenza, come capogruppi. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti, abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori, doveva essere la Toscana a difendere i lavoratori della Toscana, in questo caso di Campi, ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana, quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice, ma non è sufficiente. Noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori. Ci siamo uniti tutte quante le forze politiche mandando un messaggio molto chiaro. Io ho sempre detto che quando si parla di lavoro, di tutela del lavoro, di dignità delle persone, non ci sono colori, non ci sono distinzioni. Questa è una vicenda che ormai ha assunto un respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni, ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale. Quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte di vicinanza. Adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara, che naturalmente però deve partire da due logiche: da un lato la tutela del lavoro, sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni, però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali, oltre alle tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico, ecco, questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro. Quindi noi sosteniamo questa battaglia, però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta diciamo, le imprese sul banco degli imputati, quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione. Abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere e unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione. E questa risoluzione che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo della soluzione, insomma, di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli della GKN, noi sottolineiamo due aspetti fondamentali. Il primo è che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato né in quest'aula né fuori da quest'aula su ciò che è successo sulla GKN, per domandarsi come in una società di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale, la produzione nazionale e il ruolo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutto diciamo, la narrazione dell'Italia post pandemia. Dall'altro chiaramente, e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte,
di mitigare, cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto, e questo veramente è chiaro ed è oggettivo, non si vada invece a fare il gioco contrario, cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento. Il significato è quello di aver ascoltato i lavoratori, perché hanno le idee molto chiare, spesso anche più chiare della stessa politica. Sanno bene quali sono le conseguenze di certe leggi, lo hanno vissuto sulla loro pelle. E devo dire che i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione a noi politici e anche alle istituzioni, perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese, ma veramente del tessuto produttivo del territorio, che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali, vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio. I lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione, hanno fatto delle richieste precise, sono molto organizzati, determinati. Sempre a proposito di lavoro, si è risolta positivamente l'avvertenza Sittel. 135 lavoratori sono stati assunti direttamente da TIM e hanno ricevuto le mensilità arretrate. L'avvertenza ha riguardato circa 140 persone su tutto il territorio della regione Toscana e 230 a livello nazionale. Per quanto riguarda il territorio fiorentino, circa un'ottantina di persone hanno fatto appunto questo passaggio. Ovviamente nel frattempo qualche lavoratore ha fatto altre scelte, giustamente, perché ci siamo trovati in un periodo senza riscuotere, senza avere soldi addirittura per andare a fare la spesa, sicché qualche collega ha avuto dei problemi familiari e è dovuto andare via prima del tempo, senza aspettare il risultato positivo che poi si è verificato. Noi siamo venuti qui per ringraziare le istituzioni, perché secondo me quando tutti lavorano per il proprio compito che hanno, il risultato si ottiene. In questo caso la Regione ha fatto il proprio lavoro, la Prefettura ha fatto il proprio lavoro e l'RSU hanno parlato con i lavoratori, hanno fatto da filtro affinché i lavoratori stessero calmi e dassero fiducia a tutte le istituzioni. E questo è stato il risultato appagato alla fine. È stata un'avvertenza durissima che ha visto i lavoratori con 6 mesi di stipendio arretrato da riscuotere. Noi ci siamo adoperati anche con l'aiuto fondamentale delle istituzioni, intendendo per i comuni, la Regione Toscana, la Prefettura e a livello nazionale i ministeri, perché chiaramente dovevamo risolvere questa situazione, anche visto che si parla di un'azienda che lavora nel mondo della telefonia, quindi della connessione, e quindi non solo era un problema dei lavoratori, ma è anche un problema del paese, perché il fatto che un'azienda importante per TIM e per Open Fiber non lavorasse, limitava lo sviluppo del paese su quello che è la connettività. Noi siamo riusciti, grazie all'enorme sacrificio dei lavoratori, all'impegno di tutte le RSU e anche delle organizzazioni sindacali, a convincere TIM a fare un'operazione che vorremmo fosse un esempio. Cioè il committente si fa carico della problematica, facendosene carico risolve il problema e alla fine tutti ci guadagnano. I lavoratori perché hanno un lavoro e uno stipendio regolare. L'impresa, in questo caso TIM, perché comunque ha lavoratori formati che aiutano nell'attività principale dell'impresa stessa. È sempre una bella giornata quando c'è una notizia positiva. Io penso che la politica, le istituzioni tutte debbano essere a fianco dei lavoratori sempre. Io penso che il ruolo di un'istituzione come la nostra debba essere quella di cercare di costruire le condizioni per cui i lavoratori abbiano sempre più diritti. Questa è stata una vertenza difficilissima perché non era scontato il risultato, ma noi ce l'abbiamo messa tutti e ce l'abbiamo fatta solo tutti insieme. I lavoratori, le lavoratrici, i sindacati, le istituzioni regionali, le istituzioni locali. Io sono contento oggi di suggellare questo momento perché è il segno che una comunità, l'intera comunità toscana,
può combattere altre battaglie difficili, penso a quella della GKN, solo se si tiene tutta per mano, solo se si tiene tutti insieme. Noi stiamo per votare una risoluzione che dice no alle delocalizzazioni selvagge, che chiede con forza anche una norma, e questo è un decreto urgente, il governo dovrebbe fare su GKN, in cui nel caso in cui un'azienda è sana non è possibile delocalizzare e non è possibile licenziare in questo modo. Credo che questa sia una battaglia di dignità che noi dobbiamo portare avanti. Torna il Festival del Giallo a Pistoia con la sua 11ª edizione. Tanti appuntamenti in programma questo weekend alla Biblioteca San Giorgio. Ospite d'eccezione Maurizio De Giovanni. Tanto siamo molto contenti e molto lieti di essere qui, ospitati qui. E le novità sono che intanto che facciamo questo festival, perché è stato un po' sofferto, l'abbiamo dovuto rimandare varie volte da febbraio ad ora, ma sempre con la speranza di farlo in presenza, e questa è una cosa importante, anche perché vogliamo che gli autori che saranno presenti, il nostro è un festival a tema, e quest'anno il tema era il noir mediterraneo, perché il Mediterraneo è un mare che prende un po' tutto nel bene e nel male, e quindi cosa meglio di un festival del giallo per rappresentarlo. Gli ospiti sono tanti, quindi non ne possiamo, abbiamo circa una quarantina, ma credo la stella, la star di tutto, è molto semplice, Maurizio De Giovanni, che ogni anno ci onora o quasi della sua presenza. Poi abbiamo Franco Forte, direttore editoriale del giallo Mondadori, abbiamo Gino Sabatteri, che ha avuto un grosso successo in televisione con Macari, e tanti e tanti altri autori. Anzitutto ringrazio per l'ospitalità la Regione Toscana, che ha anche erogato un contributo al Festival del Giallo, che è ormai un evento tradizionale giunto alla 11ª edizione. Tra l'altro, tra i pochi eventi culturali degli ultimi 2 anni, è riuscito a non saltare neppure un'edizione a causa del Covid, dal momento che la edizione precedente del 2020 si tenne appunto poco prima, nel mese di febbraio del 2020, poco prima del lockdown, e oggi torniamo, diciamo, ai canoni regolari della manifestazione nel 2021, in un periodo che per adesso ci sembra consentire questo tipo di eventi. Ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo la direttrice dottoressa Rasetti della Biblioteca San Giorgio, che ha creduto negli anni a questa manifestazione, che ha sempre avuto un'importante presenza di pubblico, e siamo convinti che anche la scelta degli organizzatori, che è ricaduta su scrittori di rilievo, porterà anche quest'anno, nonostante le restrizioni e i numeri contingentati, ad una presenza di pubblico importante. Io sono fra i fortunati che ha visto nascere questo festival per la caparbietà degli organizzatori, che anno dopo anno l'hanno costruito, l'hanno fatto crescere, e oggi questa 11ª edizione si pone veramente ad un livello molto alto, che costella già un diadema importante per la città di Pistoia, che è quello di essere stata capitale della cultura italiana, e secondo me di esserlo ancora oggi. Questa è una delle manifestazioni sicuramente più importanti, che celebra un genere molto fruito dai lettori, con ospiti di caratura nazionale e internazionale, e quindi siamo molto orgogliosi di ospitare questa presentazione qui in Consiglio regionale, perché certamente è una manifestazione che onora tutta la Toscana, quindi l'invito chiaramente è a partecipare vivamente, anche perché in questa fase post-pandemica la voglia è quella, mantenendo certamente le misure di sicurezza, ma di tornare a vivere i nostri spazi di socialità e a poter godere di belle iniziative come quella appunto del Festival del Giallo. Non era semplice e scontato, in un tempo così difficile, che si potesse realizzare l'11ª edizione di questo importante premio. Io sono davvero felice di poter ospitare qui la conferenza stampa per un motivo. Ho sempre detto che le porte del Consiglio regionale devono essere aperte a chiunque investe sulla cultura, chiunque investe sulla capacità di saper trasmettere, soprattutto alle
alle giovani generazioni il valore del libro, il valore della lettura, il valore anche dello saper scrivere. Non è scontato in questo tempo, ormai siamo tutti abituati a usare brevi frasi, i tweet, e questo ha cambiato un po' il modo di comunicare. In questi mesi difficili della pandemia, anche perché si è stati tutti un po' di più a casa, ho avuto la possibilità di tornare a leggere come quando ero molto più giovane, a rientrare in quei pensieri che ti segnano il cuore e la mente. Quindi sapere che c'è la possibilità di nuovo di riessere tutti insieme, di farlo in presenza, di mandare un messaggio positivo è qualcosa di importante. E quel grazie che ho detto all'inizio lo voglio ripetere, perché in questo tempo non è scontato decidere di investire in cultura, decidere di riaprirsi alla cittadinanza non sapendo quali erano le condizioni che stiamo vivendo. Fortunatamente i vaccini e i Green Pass ci hanno aiutato a poter ripartire, e consentitemi anche di essere orgoglioso del lavoro che è stato fatto in Toscana.